Penso che quello che oggi si definisce o autodefinisce, forse più definisce che autodefinisce, non lo so, non è che so tutto, quello che si autodefinisce o viene definito popolo sia una emanazione imputridita della peggiore borghesia. Borghesia, la borghesia peggiore, la borghesia piccola, vigliacca, conformista, fratricida, fratricida, egoista, priva di ogni visione collettiva, priva di ogni solidarietà, se non c'è qualche capo popolo che momentaneamente glielo organizza, ma poi finisce subito. Penso che oggi quello che si definisce o più raramente autodefinisce popolo sia un elemento sostanzialmente fascista, che non sarebbe poi neanche una novità, ma soprattutto è la continuazione della peggior borghesia. Il proletariato in Italia non esiste più. Esistono alcuni poveri che o lo erano da prima o lo sono diventati per vie traverse. Alcuni sono piccolo borghesi che si sono impoveriti e ben gli sta, e ben gli sta, e poi non si sono impoveriti così tanto perché la pagnotta al momento non gli manca. L'idea di popolo in questa fase storica è usata esclusivamente in senso reazionario, per tornare a situazioni autoritarie, sovraniste, xenofobe, di chiusura, di emarginazione dei diversi, di schiacciamento di chi è più debole, perché per far parte del popolo bisogna anche essere un po' in gamba, un po' rudi, e anche questo è molto fascista, altrimenti sei uno sfigato che si fa mantenere dagli altri a spese del popolo. Quindi il popolo è un concetto da superare. Noto che, per fortuna, quando parlo con i giovani più giovani, quelli sotto i 20 anni, mi capita di parlare a volte con taluni di questi giovani, i nati ormai nel XXI secolo o quasi, non si identificano col popolo e tendono a non usare questa parola, che viene usata essenzialmente da vecchi come me, ma soprattutto da reazionari e, diciamolo pure, fascisti o fascistoidi. Questo è oggi, a mio avviso, il popolo ed è bene smascherarlo. E quindi io mi permetto di proporre uno slogan rivoluzionario importante che è questo: morte al popolo. Può suonare un po' forte a certi orecchi. In realtà è uno slogan pacifista, tutto sommato, perché non si tratta di uccidere nessuno. Non si uccide il popolo, lo si fa morire sottraendogli a uno le persone, convincendo ciascuna persona a non essere popolo, a non essere questa metastasi borghese putrescente, mortifera. Pian piano il popolo si svuota e rimangono le persone. È questo che intendo per morte al popolo. Ma lo slogan, piuttosto forte, indubbiamente, a mio avviso deve essere lanciato: morte al popolo. Da qui può passare una nuova rivoluzione che salvi le persone e che soprattutto salvi la vita sulla terra, perché al popolo della vita sulla terra non gliene frega un cazzo, basta che ci siano gli spaghetti in cucina. E la borghesia. La chiamano popolo, ma è la peggiore borghesia che si è trasformata, trasformata neanche tanto. Patisce un poco di crisi economica, ma relativamente, perché a confronto di quello che succede nella stragrande parte del mondo, in Italia si sta meravigliosamente, anche chi sta peggio sta meglio di chi sta bene in altri posti. E quindi c'è questa lamentela continua, tipica della borghesia. E non si lotta mai contro i soprusi, ma sempre soltanto per il proprio piccolo interesse personale, come la piccola borghesia, cioè è proprio
sparato, sparato, il popolo oggi è la piccola borghesia ed è il nemico. Il popolo è il nemico del popolo. Sì, per così dire.